Sono il presidente dell'Arcigay di Bergamo e abbiamo appena terminato una fiaccolata in ricordo delle vittime dell'omofobia, a partire dall'ultimo caso del ragazzo romano che si è suicidato gettandosi dal palazzo di 17 piani a Roma, per poi ricordare anche le numerose vittime che anche quest'anno sono state colpite dall'omofobia, o picchiati, o insultati, o anche uccisi o suicidati. L'idea è stata quella di fare una fiaccolata e di ricordare i nomi di queste persone. Adesso non abbiamo, nonostante siamo in un paese occidentale, nessuna legge sull'omofobia, e anche quella che è stata votata alla Camera è particolarmente carente. Noi abbiamo chiesto ai parlamentari bergamaschi un incontro affinché si possa esaminarla insieme, e molti hanno già dato la propria adesione, quindi finalmente potremmo portare come persone omosessuali e anche transessuali la voce della gente di Bergamo al riguardo, gente gay e lesbica e trans di Bergamo, al riguardo di questa legge e di come possa essere modificata. Questo è un caso urgente, perché ogni giorno succede qualche cosa, o degli atti di bullismo o qualcosa di molto più grave, e quindi chiamiamo alla propria responsabilità la classe parlamentare.